Di nuovo buongiorno, io mi chiamo Claudio Galbiati, Intrem mi occupo di aspetti tecnici e normativi per quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale. Oggi come compito mi è stato dato quello di tracciare una linea su quelli che sono i criteri di scelta ed uso e diciamo così soprattutto anche di gestione dei dispositivi di protezione individuale in azienda, ovviamente mirati al rischio chimico. Allora, dispositivi di protezione individuale per il rischio chimico richiederebbero da soli, se vogliamo approfondirlo in maniera proprio specifica, quasi una giornata di lavoro. Quindi io ho preparato una presentazione che poi vi lascerò, che segue un certo filo logico perché vi può essere utile se dovete magari poi consultarla successivamente. Alcuni delle chart, come dicono quelli bravi, le scorrerò un po' più velocemente, però ripeto, servono a dare un senso logico al discorso che vi voglio fare. Criteri di scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuale. L'abbiamo detto prima, l'ha detto prima Stefania, i dispositivi di protezione individuale rappresentano una soluzione da adottare nel momento in cui le misure che ho adottato in azienda non sono sufficienti o per il rischio residuo. Quali caratteristiche ho in mano io come professionista per incominciare la scelta del mio dispositivo di protezione individuale? Tutto parte da una direttiva, tutto parte da una direttiva che nasce nel 89 in realtà, recepita in Italia nel 92, che regolamenta la marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale. Dal momento in cui è entrata in vigore questa direttiva sul territorio comunitario e di conseguenza in Italia, si è incominciato a parlare in maniera un po' più tecnica, passatemi il termine, di dispositivi di protezione individuale. Questa direttiva, che ormai è piuttosto vecchia, la uso come spunto per partire nella mia presentazione perché è una direttiva che è in fase di revisione. Nel giro di pochi mesi, circa 6 mesi, uscirà un nuovo regolamento, quindi la logica della direttiva regolamento non ve lo sto a spiegare, comunque uscirà un regolamento così immediatamente applicabile che di fatto sostituirà questa direttiva che abbiamo imparato negli anni a conoscere. Il nuovo regolamento, se siete curiosi e volete approfondirlo, è già disponibile sul sito della Commissione Europea, basta che andate sul sito della Commissione Europea, digitate DG Impresa e arrivate sulla home page della DG Impresa, scritta all'inglese, quindi Enterprise, e lì c'è il testo del nuovo regolamento, che di fatto non ci stravolgerà molto la vita dal punto di vista di chi come voi deve gestire e scegliere il dispositivo di protezione individuale. C'è qualche novità, magari adesso ve ne accenno un paio di quelle più importanti, cambierà molto dal punto di vista della filiera di produzione e distribuzione del prodotto, perché vengono dati degli obblighi molto più precisi, non tanto al produttore ma a tutta la filiera di distribuzione del prodotto, quindi il ruolo dell'importatore, del distributore, del commerciante, quindi vengono definite in maniera un po' più specifica quelli che sono gli obblighi e di conseguenza le responsabilità, perché questo è poi lo scopo della revisione della direttiva, perché erano figure che non erano presenti quando è stata scritta la prima volta la direttiva. Torniamo all'aspetto tecnico. Allora, parentesi, se avete delle domande, poi c'è lo spazio per le domande, quindi ben venga, perché, ripeto, io andrò piuttosto veloce su alcuni punti, se poi li vogliamo approfondire, fatemi delle domande, così diventa più facile anche per me evitare di dimenticarmi alcuni aspetti. Io lavoro su dispositivi di protezione individuale da circa 19 anni e seguo i gruppi di normazione UNI da altrettanti anni, quindi ho visto via via l'evoluzione, quindi certe cose magari le do per scontate pensando che le sanno tutti e poi invece magari mi sbaglio e magari poi invece dico delle cose che al contrario sono scontate, quindi scusatemi di questo. Dispositivi di protezione individuale, la direttiva cosa mi dice? Tu hai 3 tipologie di dispositivi, in 3 categorie, prima, seconda e terza, in funzione della tipologia del rischio a cui fai fronte con quel dispositivo. Quindi ho in prima categoria i dispositivi più semplici, quelli che in azienda uso per rischi minori, viceversa in terza categoria ci sono tutti i dispositivi di protezione individuale per il rischio chimico, biologico e anche altri rischi, come potete immaginare, però tutto il rischio chimico è dispositivo di terza categoria, sia che parliamo di dispositivi semplici come può essere una mascherina usa e getta oppure un guanto usa e getta, sia dispositivi più complessi come un autorespiratore con una bombola, quindi dispositivi anche di progettazione un po' più complessa.
perché la scelta che è stata fatta dal legislatore in fase di scrittura della direttiva è stato quello di dire il rischio, chiaramente non è un rischio minore o irrilevante, è un rischio importante per l'utilizzatore, tutti i dispositivi di conseguenza devono essere classificati in terza categoria indipendentemente dalla complessità di progettazione del dispositivo, perché nella definizione c'è quello che vedete lì, DP di progettazione complessa. Se parliamo di un guanto usa e getta per rischio chimico, la progettazione non è così complessa, la realizzazione e le caratteristiche tecniche invece richiedono un approfondimento maggiore. Quindi è importante in azienda, quando si parla di rischio chimico, sapere di avere a che fare con dispositivi di terza categoria. Perché è importante? Perché qua ci sono alcuni esempi di quello che delle categorie di DP, non mi soffermo più di tanto perché non ci interessa. È importante in azienda sapere di avere a che fare con dispositivi di terza categoria perché diventa obbligatorio l'addestramento all'uso corretto, che non è la formazione regolamentata dall'accordo Stato-Regioni che abbiamo imparato a conoscere, abbiamo fatto corsi o da soli con consulenti, quindi non è di questo che vi voglio parlare, ma l'addestramento all'uso corretto. Quindi è un comma ben specifico, definito in maniera molto specifica nell'81, ed è indispensabile per tutti i dispositivi di terza categoria. Quindi quando entri in azienda un dispositivo di terza categoria, ricordiamoci di fare l'addestramento all'uso corretto, che ha dei contenuti, come vedremo tra poco, definite per molte tipologie di dispositivi di protezione individuale, e la logica di come si gestisce l'addestramento è anche definita in maniera piuttosto puntuale dall'81 e da un decreto che vedremo, anzi, che vediamo subito, che è questo, decreto 2 maggio 2001, che è ancora in vigore, uno dei pochi decreti sopravvissuti alla pubblicazione dell'81, che come sapete ha cancellato molti provvedimenti antecedenti all'81, come il 277 sul piombo, l'amianto, il rumore, e se ne potrebbero citare altri. Questo è rimasto in vigore, questo decreto ministeriale è rimasto in vigore per una ragione molto semplice, perché questo era il primo di quello che doveva essere una serie di decreti che dovevano aiutarci a scegliere e gestire i dispositivi di protezione individuale in azienda, perché il titolo le parole non sono mai messe a caso dal legislatore, ci sono criteri per la scelta, ma soprattutto per l'uso dei dispositivi di protezione individuale, quindi è una guida sulla gestione del dispositivo. Comunque, tornando all'addestramento, che cosa mi dice? L'addestramento deve essere effettuato da una persona competente e sul luogo di lavoro. Questo me lo dice l'81, ma me lo dice anche il decreto 2 maggio 2001. Ancora di più, in questo decreto io trovo un elenco degli argomenti che devo andare a trattare durante i corsi di addestramento all'uso corretto. Senza che entriamo nel dettaglio, poi l'agenda la trovate nella mia presentazione, la logica con cui il legislatore ha pensato all'addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, indipendentemente che siano per rischi chimici o per altri dispositivi di terza categoria come cintura anticaduta o altri dispositivi che appunto rientrano in quella categoria, è una logica di questo tipo, una logica a quattro fasi che hanno mutuato da un approccio anglosassone, perché negli Stati Uniti l'addestramento all'uso corretto dei DP si faceva ben prima che venisse pubblicato questo decreto, e segue sempre questa logica, queste quattro fasi. Una prima fase in cui identifico il rischio a cui il mio lavoratore va incontro e glielo spiego, quindi gli spiego quelli che sono i rischi. Una seconda fase in cui gli spiego cosa fanno questi rischi, passatemi il termine semplice, cosa fanno questi rischi nei confronti della salute del lavoratore. Una terza fase in cui spiego come funzionano e perché l'azienda ha scelto quella tipologia di dispositivo di protezione individuale, è una quarta fase in cui gli spiego finalmente come si utilizza, quali sono i limiti, come si lava, se c'è una manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi vedete che la logica di come viene costruito l'addestramento non è una logica prendo le istruzioni, leggo come si indossa, te lo metto su, guardo se sei più o meno capace, finito l'addestramento. No, l'addestramento deve comprendere queste quattro fasi. E quando si entra nel dettaglio di quel decreto che vi ho fatto vedere prima, 2 maggio 2001, c'è proprio l'agenda. Tornando un attimo indietro su questo decreto vi ho detto doveva essere uno dei primi decreti a trattare la materia in maniera più specifica. In realtà parla soltanto di protezione delle vie respiratorie, e parlando di rischio chimico mi interessa, protezione del corpo da agenti chimici, anche questo effettivamente mi interessa, e poi parla di radiazioni infrarosse o vie
alle radiazioni che si sviluppano durante i processi di saldatura per quello che riguarda la protezione degli occhi e protezione dal rumore. Manca tutta la parte di protezione delle mani dal rischio chimico, se pensiamo nello specifico al rischio chimico. Quindi doveva poi essere seguito da una serie di decreti. L'impegno che la Commissione Consultiva Permanente si è presa nella scrittura dell'81 è di rivedere questo decreto e completare l'iter di pubblicazione degli altri decreti. Io che coordino uno dei gruppi UNI che sta lavorando alla revisione di questo decreto per quello che riguarda la protezione delle vie respiratorie, posso dirvi che quantomeno sulla protezione delle vie respiratorie c'è un programma di lavoro che prevede la pubblicazione della norma tecnica che è alla base del decreto entro la fine di quest'anno, e poi ci sarà la parte che deve fare la Commissione Consultiva Permanente per il recepimento. Quindi su questo argomento si sta lavorando. Allora, addestramento ve l'ho detto. Andare avanti, ci impiega un po' a scorrere gli uni dall'altro, magari perché ci sono tante figure. Andare avanti. Beh, qua vi ho lasciato alcuni esempi di quelli che sono gli argomenti che dovete trattare quando fate un corso di addestramento per le vie respiratorie. Ci passo veloce perché, ripeto, ve l'ho lasciato giusto come esempi di slide tratte dai corsi di addestramento che si fanno ai lavoratori. Proviamo a fare una breve corsa su quelli che sono i criteri di scelta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quello che riguarda il rischio chimico. Il primo passo che devo compiere è capire se posso utilizzare un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie, o viceversa, devo isolare il processo produttivo o addirittura isolare il mio lavoratore, perché quando parliamo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie io li suddivido in dispositivi a filtro, quindi che filtrano l'aria presente nel mio ambiente di lavoro, e dispositivi isolati dall'ambiente di lavoro. Io utilizzerò un dispositivo isolato dall'ambiente di lavoro quando ho a che fare o con sostanze che non conosco, di cui non ne conosco la tossicità, o quando ovviamente la quantità di ossigeno è sotto una certa percentuale. Qua si potrebbe aprire una discussione per chi di voi si occupa di spazi confinati, perché il decreto sugli spazi confinati dà una percentuale di ossigeno, il decreto 2 maggio 2001 ne dà un'altra, certe volte espresso in volume, certe volte espresso in percentuale, in peso, quindi qua c'è una discussione che si potrebbe aprire. Io lascio questo come valore, che è il 19,5% in volume, che è il valore che viene utilizzato negli Stati Uniti, perché prima del decreto spazi confinati e noi davamo questo come valore, come 3M, come valore, e continuiamo a mantenerlo perché è un valore cautelativo. Il 17% che si trova in qualche pubblicazione tecnica è, secondo me, da tecnico troppo basso per poter lavorare in condizioni di sicurezza. Uso un dispositivo isolante anche quando ho a che fare con gas o vapori che non hanno proprietà olfattive, perché, come vedremo dopo, non riesco a capire come gestire il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Ok, questo è un esempio. Cominciamo a parlare di dispositivi di protezione da polveri, fumi e nebbie. Quindi, preso atto che in azienda non ho gas ma ho soltanto particolati solidi e non mi interessa che sia una polvere, una nebbia o un fumo di saldatura, i dispositivi che vado a utilizzare sono dispositivi antipolvere cosiddetti, secondo la norma tecnica che li regolamenta. Ecco. Io ho dato per scontato una cosa che magari adesso dico brevemente. Tutti i dispositivi di protezione individuale, per essere certificati e messi in commercio secondo quella direttiva che vi ho citato all'inizio, vengono certificati secondo delle norme tecniche che definiscono i requisiti minimi che devono avere questi prodotti. Sono norme europee, quindi sono norme EN, l'UNI collabora alla redazione delle norme europee e dà il suo contributo, quindi viene pubblicata la norma europea, che è un compromesso fra una discussione che si fa fra tutti gli organismi di normazione europea, che aumentano anno per anno via via che i paesi aderiscono alla Commissione europea, e per ora sono norme europee. Adesso magari un accenno ve lo farò, stiamo andando su molti dispositivi di protezione individuale verso una normazione di tipo ISO, quindi una normazione a carattere mondiale, quindi l'approvazione del prodotto non sarà più un'approvazione soltanto valida in Europa, ma un'approvazione valida in tutto il mondo, e questo ha vantaggi e svantaggi, come
cercherò di accennarvi durante questa presentazione. Comunque, tornando alla protezione da polveri, i dispositivi di protezione da polveri funzionano bene indipendentemente dalle dimensioni del particolato. Quindi, nel momento in cui so di avere un contaminante solido, non mi devo preoccupare più di tanto della dimensione del fumo, della polvere o della fibra, perché sono progettati per funzionare su dimensioni che partono da 0,01 micron in avanti. Questo è un esempio che si fa vedere ai lavoratori per spiegare cosa vuol dire quando parliamo di particelle non visibili ad occhio nudo. Adesso questo è un po' brutto vedere lo starnuto, magari non è il massimo, però è la realtà. Perché funzionano bene i dispositivi indipendentemente dalla dimensione della polvere che sto trattenendo? Perché ormai sono costruiti con una tecnologia che fino a una quindicina d'anni fa non esisteva. Sono tutti fatti di fibre a base di polipropilene. Queste fibre vengono caricate elettrostaticamente. In questo modo che cosa riesco ad ottenere? Le particelle più grossolane non passano attraverso la maglia del filtro, perché fisicamente non ci passano, no? Come la rete nei confronti dei pesci. Le particelle più piccole vengono attratte dalla carica elettrostatica di cui sono caricate le fibre del filtro, perché nel flusso d'aria in movimento le particelle naturalmente si caricano sulla loro superficie e quindi vengono attratte. Dal punto di qua c'è un esempio della figura che spiega come queste particelle vengono attratte. Dal punto di vista del normatore, quando abbiamo redatto la norma tecnica ci siamo accorti di un aspetto importante. C'è una fascia di dimensioni che è abbastanza piccola da passare attraverso la maglia del tessuto filtrante, ma abbastanza grande da sfuggire all'attrazione elettrostatica delle fibre, perché hanno un'energia nel flusso che non, praticamente non riesce ad attrarle, e lo vedete poi espresso in quel grafico sulla destra di questo lucido, no? Quella è la fascia, diventa la fascia più critica. A questo punto, quando abbiamo scritto la norma tecnica, chiaramente al tavolo di normazione, non ve l'ho detto, partecipano non soltanto i produttori ma anche gli utilizzatori, le istituzioni eccetera, è stato chiesto di centrare la prova di verifica e certificazione del prodotto su quella dimensione lì. Quindi la prova si fa sulla dimensione più critica, che sono circa 0,6 micron. Quindi l'aerosol di prova è 0,6 micron, di modo che l'efficienza che tu dichiari come fabbricante ti è garantita sempre, perché quello è il minimo. Se ho dimensioni più grandi o più piccole va sicuramente meglio rispetto alla condizione peggiore. La classificazione dei dispositivi, forse ne ho saltato uno, non lo so, vediamo, torno indietro. Questo. La classificazione dei dispositivi poi è fatta in funzione dell'efficienza filtrante del dispositivo. La norma me li suddivide in tre classi di prestazione, P1, P2 e P3, adesso non ci interessa il numero che sta dietro all'efficienza filtrante, però che cosa mi dice? Prendiamo l'esempio di un filtro P3 o di un facciale filtrante usa e getta P3. È una maschera che deve avere un'efficienza del 98%, mi dice la norma, minima. Quindi a maschera indossata, perché la prova si fa sia sul filtro da solo, ma anche e soprattutto facendo indossare la maschera a una serie di soggetti campione che devono fare degli esercizi, c'è un aerosol di prova, quindi è tutto scritto nella norma come si fa la certificazione, ma è una certificazione dal vero, quindi a dispositivo indossato. Questo capita spesso per molte tipologie di dispositivi di protezione individuale, anche per la protezione auricolare si fa una prova dal vero, perché al di là della prestazione di laboratorio si vuole capire davvero come funzionano questi dispositivi. Quindi, tornando al P3, efficienza 98%, vuol dire che io mi posso esporre a 50 volte il limite di esposizione. Io qua ho lasciato TLV, va da sé che tutto quello che abbiamo detto prima sul limite di esposizione lo sostituirò qua al TLV. Se c'è nell'allegato dell'81 o trovo altri livelli, limiti di esposizione, il concetto non cambia. Questa maschera ti riduce ciò che hai presente nell'ambiente di lavoro, respiro al massimo il 2%, questo è il concetto. Quindi 50 volte il limite di esposizione per un P3. Bellissimo, dal punto di vista concettuale e teorico è perfetto, no? Io ho una tabella di questo tipo, faccio la misura della concentrazione delle polveri nel mio ambiente di lavoro e scelgo in funzione di questa tabella. Ho però due problemi a questo punto. Uno, sapere la concentrazione nelle varie postazioni di lavoro, che certo si può fare, ma poi magari non è poi sempre così semplice, no? Come diciamo prima, cambia il lavoro, cambia le condizioni, cambia la sostanza che utilizzo, quindi non è certe volte così semplice. Due,
questi sono valori misurati in laboratorio da 16 soggetti, tutti con la stessa forma del volto, con una persona di fianco che ti dice come mettere la maschera, quindi in condizioni ideali. Poi magari nell'ambiente di lavoro che cosa succede? E il legislatore questa domanda se l'è posta. Se l'è posta e ha dato come risposta, ho fatto di protezione nominale per altri dispositivi, lo salto, i fattori di protezione esistono per molti dispositivi, li ho messi più per questo, ci torno qua, e ve lo dico a voce perché non trovo la chart e la metterò. Il fattore di protezione misurato in laboratorio è un fattore teorico, il fattore di protezione reale il legislatore lo chiama fattore di protezione operativo e trovate le tabelle nel decreto 2 maggio 2001 ed è quello il fattore che tu devi considerare se conosci la concentrazione del tuo contaminante ed è ovviamente, come potete intuire, più basso rispetto a questa tabella perché questa tabella è una misura che io faccio in laboratorio. Se io prendo un facciale filtrante di tipo P3 che ho misurato che è un'efficienza del 98%, nella realtà sarà più bassa perché il mio lavoratore ha una forma del volto diversa, ha messo magari non perfettamente la maschera, per una serie di situazioni che vanno a influire sul livello di protezione. Quanto è più bassa? Esiste questa tabella che è tratta da uno studio che hanno fatto i tedeschi qualche anno fa ed è più bassa dell'ordine che il P3 passa da 50 a 30, il P2 da 12 a 10 e il P1 rimane 4 perché in realtà il fattore di protezione sarebbe 4,5. Questo perché più la protezione è alta, più diventa importante il fattore di tenuta della maschera sul volto, perché l'aria anziché attraverso il filtro tende a passare attraverso il bordo perché il filtro è più spesso, c'è più resistenza respiratoria. Questo in linea teorica se conosco le concentrazioni. Cosa mi dice il legislatore? Tabella per salto. Se non conosci le concentrazioni, cosa che dovresti sapere, perché se fai una valutazione dei rischi fatta bene, devi sapere la concentrazione dei tuoi contaminanti. Se non la conosci per una serie di ragioni, ragiona in funzione della tossicità della sostanza. E quando è stato scritto questo decreto, il valore di cui si parlava era solo il TLV. Questo è stato scritto nel 2001, quindi quello di cui abbiamo parlato oggi forse eravamo proprio agli inizi e quindi di questo abbiamo parlato, però questo almeno mi dà un'idea, no? Mi dice se il TLV di una sostanza è uguale o superiore a 10 mg al metro cubo, usa la maschera più semplice, il P1, e via via aumenta la protezione in funzione della tossicità della sostanza, che ha anche una sua logica se vogliamo, no? Perché comunque non sapendo la concentrazione da qualche parte devo partire e parto da qui. Quando cambi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, questo si spiega sempre ai lavoratori, o quando si intasano perché si riempiono di polvere, ma più facilmente quando perdono la loro tenuta sul volto. Qua ancora una volta a livello di normazione abbiamo cercato di dare un'indicazione di durata soprattutto sui facciali filtranti usa e getta. Se ci fate caso adesso trovate o una R o una NR. Se c'è scritto NR vuol dire che non è riutilizzabile, quindi è progettato per un turno di lavoro, quindi 8 ore di lavoro e poi lo butto via. Se c'è la R lo posso riutilizzare più volte fino a quando si intasa, oppure se il fabbricante mi mette sulle istruzioni buttalo via dopo 3 giorni, lo butterò via dopo 3 giorni. Comunque se c'è la R dovete trovare scritte sulle istruzioni i limiti di funzionamento del dispositivo. Faccio una parentesi sulle istruzioni d'uso. Io mi occupo anche dell'aspetto tecnico nell'associazione di categoria dei produttori di dispositivi di protezione individuale e come lavoro faccio anche quello dello screening di ciò che si trova poi sul mercato. La nota informativa è la carta d'identità del dispositivo che voi state dando ai vostri lavoratori. Lì dentro ci devono essere una serie di informazioni che non sono casuali. La direttiva europea definisce quali sono i punti che devono essere sempre presenti nella nota informativa e quei 6 punti lì li dovete trovare sempre. L'indirizzo del fabbricante ci deve essere sempre. Il nome commerciale o il codice di prodotto lo dovete trovare. Soprattutto dovete trovare i livelli di protezione che quell'oggetto sta dando nei confronti dei vostri lavoratori, spiegati bene e sempre in lingua italiana. Questo sulla minima confezione di vendita, non si possono vendere prodotti senza le istruzioni d'uso. Se io vendo un guanto per rischio chimico, dentro la confezione ci deve essere la nota informativa. Chiaro, se compro la scatola da 100 ci sarà nella scatola da 100
evidentemente, però sulla minima confezione di menta ci devono essere ci deve essere una nota informativa in italiano. Questo vale per tutti i DPI, non solo per quelli per il rischio chimico. Se anche comprate gli occhiali da sole che sono marcati CE perché sono dispositivi di protezione di prima categoria, perché sono DPI, sono classificati come DPI, in teoria, se sono fatti bene, devono avere una nota informativa con i punti previsti dalla direttiva. Quindi tutti gli oggetti seguono la stessa logica sulla nota informativa. Scusatemi la divagazione su questo. Protezione da gas e vapori. La scelta, se vogliamo, è più facile perché i filtri per gas e vapori funzionano su un principio diverso. Sono filtri che usano del carbone, quello che magari si chiama più spesso carbone attivo, ma poi attivo se parliamo di sostanze organiche non è, perché carbone con una certa porosità funziona proprio come una spugna nei confronti delle sostanze organiche, assorbe le sostanze che rimangono legate all'interno del carbone. È chiaro che più è poroso questa spugna, passatemi il termine grossolano, maggiore è la capacità del filtro. I filtri hanno efficienza del 100% fino a quando non sono esauriti, dopodiché non ho più protezione. Questo è il motivo per cui vi dicevo si cambiano quando si sente l'odore o il sapore del contaminante. Questo è un esempio di fotografia di come è fatto il carbone attivo. Un grammo di carbone ha una superficie di circa 1500 metri quadri. Qua fa vedere come funziona il carbone attivo, lo salto. Come sono classificati i filtri per gas e vapori? In funzione della famiglia di contaminanti che io devo andare a trattenere, no? Quindi ho filtri per vapori organici che sono A, colorati in marrone. Queste codifiche non valgono per i prodotti tremi, ma valgono per tutti, no? Queste sono norme europee. Vi sto facendo vedere come funziona dal punto di vista europeo. Poi quando avremo le norme ISO ne parleremo in un altro momento, perché un approccio totalmente diverso, però per ora è così, finché non ci si mette d'accordo sulla normazione ISO andiamo avanti con la norma N14387. A, marrone, gas e vapori organici con punto di ebollizione sopra i 65 gradi, e qua da chimico potrei dire che non ha un non senso perché dipende da come è fatta la molecola, però è stato dato questo limite perché in Europa abbiamo la distinzione fra filtri A e filtri AX, che sono sempre carbone attivo non trattato, ma cambia la porosità del filtro. È una sottigliezza che hanno voluto i tedeschi, tante volte loro sono più bravi a farsi valere, e abbiamo questa sottoclassificazione. Filtri B, gas e vapori inorganici, e sono grigi, quindi hanno la fascia grigia. Filtro E per i gas acidi, ed è giallo, poi K per l'ammoniaca e derivati. Chiaramente questi filtri possono essere anche combinati tra di loro per avere una protezione multipla. Quale filtro scegliere? Qua il decreto è molto chiaro, ti dice se hai dei dubbi chiedi al fabbricante. I fabbricanti hanno a disposizione strumenti diversi che ti permettono di arrivare alla scelta del filtro, no? Quando andate sul sito di 3M c'è il link al software di scelta del filtro, tu metti il nome della sostanza o il cast number della sostanza e ti dice se il filtro va bene o non va bene. È chiaro che lì saranno elencate quanto un migliaio di sostanze, è impossibile arrivare però a coprirle tutte, come dicevamo questa mattina. Quindi se poi avete dei dubbi chiedete al fabbricante. Via via che qualifichiamo un filtro nei confronti di una sostanza viene aggiunto nel software, quindi è questo è quello che dicevo prima. Questi sono filtri speciali. Filtro AX si usa per il basso bollenti. Il filtro SX è un filtro che il fabbricante fa in maniera specifica per determinate sostanze, non lo fa più quasi nessuno. Adesso tu vieni da me e mi dici guardi, voglio un filtro per questa miscela, me lo certifichi? Difficile, perché ormai con le economie di scala non li fa più nessuno, però la norma lo permette. Poi ci sono filtri specifici per mercurio, ossidi d'azoto, c'è un filtro specifico per la formaldeide, visto che l'abbiamo nominata. Che questo filtro esisteva negli Stati Uniti da diversi anni, in Italia l'utilizzo è veramente minimo. Io mi aspetto che magari adesso piano piano qualcuno incominci a capire che non va bene un filtro per vapori organici per trattenere la formaldeide, perché passa dall'altra parte, perché è una molecola così piccola che viene assorbita dal carbone attivo. Quindi non usate il filtro carbone attivo per la formaldeide perché non serve. Se proprio almeno avete usato un filtro ADE, già magari forse si è impregnato con la sostanza giusta, perché non ve l'ho detto, è vero? Filtro A è carbone tal quale. Nel caso dei filtri B, E e K, il carbone viene trattato sulla superficie con un impregnante chimico che è in grado di reagire chimicamente con la sostanza che sta assorbendo. Quindi c'è proprio una vera e propria reazione chimica sulla superficie del filtro. Per quello ci sono queste tipologie.
Beh, a fianco al filtro ho trovato un numerino, ma che non è il livello di protezione, ma la capacità del filtro, quindi il volume del filtro e di conseguenza la durata. Questo è un dettaglio. Anche qua ho dei fattori di protezione nominali e dei fattori di protezione operativi con la stessa logica, che non sono però dati dal filtro, che ha, abbiamo detto prima, con l'efficienza del 100%, ma sono dati dal fatto che la semimaschera o la maschera intera non ha mai una tenuta al 100% sulla tua faccia, quindi qualcosa ti passa sempre. E questi sono i livelli di protezione, 2050 per la semimaschera. Questo ve l'ho detto, si cambiano i filtri qua, la durata del filtro è funzione di diversi fattori, concentrazione, tipo di lavoro, l'umidità, la temperatura, tutto questo contribuisce a far consumare il filtro. Se qualcuno è curioso perché vuole capire quanto dura un suo filtro, esistono degli algoritmi che permettono di calcolare la durata del filtro, perché se io so quanto carbone c'è nel mio filtro, so la concentrazione della sostanza, gli metto che umidità c'è, gli metto il tipo di lavoro leggeri o medio pesante, posso fare un calcolo teorico, lo potete fare, il software online, anche il nostro, ti permette di farlo, se siete curiosi potete farlo. Va usato come check rispetto al fatto che il lavoratore ti dice: guarda, sento l'odore dello stirene, va, cambio il filtro. Magari dal software ti viene fuori che deve durarti 5 giorni e lui te lo cambia una volta al giorno, magari qualche dubbio ti viene, o viceversa, non te lo cambia per un mese, mentre magari dovrebbe durare una settimana, qualche dubbio te lo fai venire. Adesso stiamo anche sperimentando dei filtri con un indicatore di durata sul lato, no? Quindi ci sarà un indicatore che ti permette di vedere via via che si consuma il filtro. Parto da questa figura per dirvi che cosa. Non tutti i dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie si adattano allo stesso modo al nostro volto, perché ognuno di noi ha un volto diverso. Quindi ci sono dispositivi che più o meno possono essere usati da tutti, altri che hanno magari dei limiti. I dispositivi a tenuta sul volto devono fare la loro tenuta sul volto. E come faccio a sapere se un dispositivo mi sta proteggendo? In questa figura vedete anche dispositivi che lavorano in sovrappressione. Sono dispositivi che hanno un cappuccio, un elmetto, un motore che filtra l'aria, butta l'aria all'interno del dispositivo e quindi c'è un sovrafflusso attorno al mio volto che tiene fuori i contaminanti. È chiaro che per quei dispositivi l'aspetto indossamento è meno critico, perché non ho la necessità di tenuta sul volto, no? È come pensare a andare sott'acqua con la divisa da palombaro piuttosto che avere la maschera che uso per nuotare. Se la maschera non ti fa tenuta sugli occhi, entra l'acqua. Qua uguale, se la maschera non fa tenuta sul tuo viso, ti entrano i contaminanti. Se ho un sistema in sovrappressione, non riesco ad entrare perché ti tiene fuori. Software, questo è il link, l'ho lasciato, addestramento all'uso ve l'ho detto, obbligatorio, persona competente, chi vuole fare l'addestramento ve lo lascio come riferimento, gli argomenti ve l'ho detto, questo è un esempio dell'agenda che c'è nel decreto, ve lo lascio nella presentazione. Importanza della validazione, e arriviamo verso la conclusione sull'importanza di validare i dispositivi che io sto dando ai miei lavoratori. Cosa vuol dire? Essere sicuro che quel dispositivo di protezione da gas, vapori, polveri che gli sto dando effettivamente lo sta proteggendo. Quindi al di là del livello che mi dichiara il fabbricante, che sia il dispositivo che veramente sta funzionando e poterlo dimostrare. Questo vuol dire validare il dispositivo di protezione individuale. Di questo il legislatore si è reso conto già, ve l'ho fatto vedere prima con il discorso dei fattori di protezione operativi, ma in questa ricerca che potete scaricare tranquillamente online dal sito del CDS, che è il centro di ricerca che ha seguito questa ricerca per conto del Ministero del Lavoro, che ha come titolo DPI in ottica di genere. Questa ricerca che il Ministero del Lavoro ha finanziato va a dimostrare una cosa che ognuno di noi potrebbe dire, dimostra che il dispositivo di protezione individuale non si adatta tanto bene bene a tutti i lavoratori. Ci sono delle problematiche legate alla diversità di genere, che non è solo uomo-donna, ma è anche diversità di etnia, perché se un lavoratore con una fisionomia, un lavoratore che arriva dall'Africa piuttosto che dal sud-est asiatico o dal Nord America, ha gioco forse una fisionomia diversa, quindi l'adattabilità del dispositivo è diversa. La norma europea, quando è stata scritta, teneva conto di quello che viene definito lavoratore tipo, no? Lavoratore tipo europeo, certa distanza degli occhi, naso bocca, è definita proprio la testa campione, fa ridere, ma è definito proprio come deve essere fatta la fisionomia, il che è un limite, no? Perché
tutti si tarano per progettare la maschera attorno a quel volto lì. È un po' come per le automobili, no? 5 stelle e Euro NCAP, certo, l'impatto che si esegue è sempre quello, il crash test che si esegue è sempre quello, e tutti progettano la macchina per avere 5 stelle nei confronti di quel tipo di urto. Poi magari lo fa leggermente diverso, la macchina si disintegra, però questo non lo sa nessuno. E qua è un po' uguale, no? Il concetto è un po' uguale, si progetta per farla andare bene nella prova. Poi nella realtà, in questo studio hanno fatto delle interviste ai lavoratori, medici competenti, su diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale, vanno a dire che cosa, in fondo? Che il dispositivo ha delle problematiche legate alla diversità di genere, quindi è necessario validare il dispositivo per essere sicuri, no? Queste sono chart tratte dallo studio che vi lascio nella presentazione perché è interessante, ma tutto lo studio lo potete scaricare online perché appunto, il Ministero lo ha finanziato e quindi è libero a tutti. Lo studio l'ha fatto questo centro di ricerca di Ferrara. Questo è un esempio, no? Prendo questo come esempio su tutti, no? Questa è la differenza uomo-donna nella domanda che gli è stata fatta sul fatto se utilizzano o meno volentieri i dispositivi di protezione individuale. Vedete già che la problematicità è maggiore tra le donne, ma perché i dispositivi di protezione individuale sono progettati su un volto essenzialmente maschile. E se prendiamo soprattutto alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale, a me è stupito, lo uso sempre come esempio, anche se sono un rischio chimico, con la protezione degli occhi, perché io quando ho visto i risultati sono rimasto stupito. È uno dei dispositivi che le donne indossano con maggiore difficoltà e all'inizio non capivo perché. Poi ragionandoci, guardando anche la norma tecnica, ha una sua spiegazione, perché la centratura delle lenti e quindi la curvatura degli occhiali e la centratura delle lenti che sono fatte in genere in policarbonato è fatta con una certa distanza degli occhi che è molto più simile alla distanza degli occhi che ha un lavoratore rispetto a una lavoratrice, e quindi questo crea delle piccole distorsioni, un affaticamento visivo che alla lunga, cioè dopo una giornata di 8 ore, fastidio te lo dà. E quindi dietro a queste risposte c'è sempre una spiegazione tecnica logica, e la normazione ISO verso cui stiamo andando non ci semplificherà la vita, ce la complicherà ancora di più, perché se adesso l'esempio è il lavoratore europeo, poi dovrà essere il lavoratore, non so neanche come definirlo, che vada bene in tutto il mondo, mondiale, non so come, quindi ancora peggio. Beh, questo è, vado veloce, ci sono alcuni esempi di risposte lavoratori, lavoratrici sulla protezione delle vie respiratorie. E chiudo sui metodi di validazione. Che cosa mi dice? Il 2 maggio 2001 mi dice, quando parlo di protezione delle vie respiratorie, al termine dell'addestramento fatto in quel modo, ti consiglio di verificare che quel dispositivo sta proteggendo i tuoi lavoratori, senza darti un'idea sulla metodologia. Sono io che da professionista devo andare a cercare nella normazione europea, soprattutto o americana, quali sono i riferimenti sulla validazione dei DPI. Gli americani sono stati i primi a parlare di validazione dei dispositivi per rischi chimici, protezione delle vie respiratorie, e a partire da questo, vi faccio vedere solo questo grafico perché spiega bene com'è la situazione. Qua vedete riportata la probabilità di protezione per lavoratori che non hanno eseguito il fit test, che è una delle metodologie di verifica di protezione delle vie respiratorie, e qua lavoratori che hanno eseguito il fit test. È evidente graficamente che la probabilità di un livello di protezione è più alto il livello di protezione in lavoratori che hanno fatto il fit test rispetto a chi non l'ha fatto, perché è una metodologia che aiuta il lavoratore a capire se il dispositivo è idoneo e se è indossato correttamente, come vedremo tra poco. Poi, per chi è curioso, ho messo tutta la storia di come si è arrivati a parlare di validazione, e si è partiti da metà degli anni 60, adesso questo è più per curiosità storica, a me piace la storia, quindi mi piace sempre mettere tutta la cronologia, l'assalto, perché poi è noioso spesso. Ognuno ha un volto diverso, l'abbiamo detto, vado veloce solo con... Ci sono alcuni fattori che influenzano la tenuta sul volto del respiratore, ma ci vado veloce. Quali metodi si usano per fare la validazione della protezione delle vie respiratorie? In Europa abbiamo mutuato quanto negli Stati Uniti già facevano, no? L'OSHA ha una linea guida che è questa, che ho lasciato qua citata proprio così com'è sul sito dell'OSHA, che definisce come verificare se il dispositivo è idoneo. Quindi questo è il documento alla base su cui tutti poi si sono ispirati, perché la validazione della protezione delle vie respiratorie è obbligatoria in Inghilterra da un paio di anni. E sono partiti da qua per scriversi la loro norma, per dire a tutte le aziende: guardate che se avete una maschera, che sia una maschera usa e getta antipolvere,
una maschera antigas contro la formaldeide o un cancerogeno, devi fare la validazione del dispositivo con una delle due metodologie descritte qui dentro. Adesso arriviamo alle due metodologie. Però alla fine, sempre da qua sono partiti. E in Inghilterra hanno fatto, poi quando ci si mettono gli anglosassoni, questi sono molto bravi a strutturare un processo, hanno definito un protocollo di verifica, ma hanno anche definito chi può fare questo tipo di attività. Nel senso che devi essere qualificato secondo 14 punti di competenze, ti viene rilasciato un attestato, l'HSE ha finanziato questo programma, l'HSE è, potrei dire, l'analogo di quello che una volta era l'ISPES, adesso potrei dire di un pezzo dell'INAIL, essendo confluito in maniera, direi, molto personale, questa è un'opinione mia anomala, controllore e assicuratore nello stesso ente, non saprei con chi paragonarlo. Comunque, vabbè, tutti i facciali sono tenuti, si applica a tutti i facciali a tenuta, va bene, l'abbiamo detto, questi sono i riferimenti a quello che vi dicevo, è obbligatorio in Inghilterra, negli Stati Uniti è obbligatorio da molti più anni, in Francia è obbligatoria la validazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori esposti ad amianto, nei Paesi Bassi lo è per i lavoratori esposti ai cancerogeni, quindi è un qualcosa che a livello europeo sta diventando sempre più frequente. In Veneto, ad esempio, nel momento in cui c'è stata l'emergenza Ebola, per i lavoratori esposti a rischi biologici, che quindi dovevano usare le maschere per proteggersi, è stato chiesto di fare una fit test di validazione a tutti i lavoratori che dovevano usare questa maschera, che molte strutture sanitarie che sono esposte a rischi biologici lo stanno facendo, ad esempio. Sul rischio chimico non è obbligatoria, ma è volontaria. Va ripetuta periodicamente, secondo il protocollo dell'HSE inglese, va ripetuta una volta all'anno e deve essere tenuta traccia. Questo è un esempio dei poster che hanno mandato nelle aziende per spiegare quali sono gli aspetti critici, vado veloce perché ho finito il mio tempo. Le metodologie sono due, fit test qualitativo e quantitativo. Già le due parole fanno spiegare quali sono le due metodologie, no? Nel fit test qualitativo io vado a spruzzare una sostanza all'interno di un cappuccio, il mio lavoratore se percepisce la sostanza vuol dire che ha messo male la maschera, sono sostanze anche qua stabilite nella linea guida, sono un'acqua saccarina, l'altra una soluzione di cloruro di sodio, quindi sono nebulizzate delle soluzioni che sono ben definite, se percepisce il sapore o l'odore di questa sostanza vuol dire che ha indossato male la maschera, altrimenti vuol dire che ha indossato bene la maschera, quindi fit test qualitativo è così. Quello quantitativo è un po' più sofisticato, nel senso che, meglio vedere la figura più facile, si può vedere in mezzo, che richiede un'apparecchiatura che è un contaparticelle laser, un'apparecchiatura piuttosto sofisticata, che conta le particelle fuori e le particelle dentro la maschera, quindi c'è un campionatore che prende l'aria dentro la maschera, per differenza ho il fattore di tenuta della maschera sul volto. Facile e intuitivo, esistono dei valori minimi da rispettare che vi ho messo. In Inghilterra cosa hanno chiesto? I due metodi sono equivalenti per gli americani, non cambia niente. Per gli inglesi no, ve l'ho messo qua. Gli inglesi cosa dicono? Se tu hai una maschera pieno facciale, vuol dire che il tuo lavoratore è esposto a un rischio importante perché hai bisogno di un livello di protezione più elevato, superiore a 100, puoi fare solo quello quantitativo, che è un protocollo più lungo, perché per ogni prova ci vogliono circa 10-12 minuti, mentre quello qualitativo dura un paio di minuti. Immaginare molto più semplice, vengono fatti degli esercizi, c'è proprio un protocollo di test di cui vi ho messo i riferimenti, le due soluzioni, quelle che vi dicevo prima sono queste, ve le lasciate così, le trovate, quali sono gli esercizi che si fanno durante il fit test, le trovate, quindi c'è proprio un protocollo ben definito su cosa si deve fare, quindi non è che si va lì, si spruzza, ok va bene, no, ci sono una serie di cose da fare che vi ho lasciate qua, così almeno vi possono servire come riferimento. Come funziona quello quantitativo ve l'ho spiegato. Adesso lo salto perché il dettaglio di come funziona alle 12:10 potrebbe essere letale per rovinare il pranzo. I fit factor, li salto, che sono i fattori che devi ottenere. Le 14 competenze che deve avere chi va a fare il fit test sono queste. Le lascio anche qua. Noi abbiamo qualificato una serie di persone che possono fare il fit test, lo trovate anche sul nostro sito, chi può farlo. Perché non essendo obbligatorio in Italia, però ricevendo richieste dalle aziende, ci siamo posti la domanda. Sì, io vado a fare il fit test, ma lo posso fare? Se sì, perché dico che lo posso fare?
E allora, in base al protocollo inglese, ci siamo fatti qualificare a nostra volta dagli colleghi inglesi e poi noi, quali abbiamo qualificato i nostri responsabili a farlo. Chiudo su questo che è importante, perché poi quando si parla di soldini poi diventa sempre un argomento interessante. Ricordiamoci che la validazione del dispositivo di protezione individuale non è obbligatoria e grazie a questo è uno di quegli elementi che rientrano nell'attribuzione del punteggio all'interno dell'OT24, che sapete benissimo cos'è, quel modulo che è presentato ogni anno, ti aiuta a contribuire ad avere uno sgravio INAI che è funzione della dimensione aziendale, che può essere anche importante, insomma, se anche se io sono un'azienda che ha più di 500 dipendenti, non so quante ce ne sono qua che hanno più di 500 dipendenti, perché in Italia spero che ce ne siano. Comunque hai uno sconto del 7%, che magari può essere poco il 7%, però sul monte che paghi all'INAI comincia a diventare parecchi soldi, insomma, fatemi voi il conto, io l'ho fatto, ma non lo faccio vedere per l'azienda per cui lavoro per 3 anni, e sono parecchi soldi. E questo è un estratto delle istruzioni dell'OT24 di quest'anno in cui si parla di fit test nello specifico, è proprio scritto in maniera specifica, questo perché l'INAI crede molto in questa metodologia, ma io lo capisco dal punto di vista dell'assicuratore, si pone in una situazione di sicurezza in più in termini di riduzione delle malattie professionali che vi faceva vedere prima Stefani, no? Quando vi faceva vedere il rischio legato ai cancerogeni piuttosto che al rischio chimico sulla protezione delle vie respiratorie, poterlo ridurre vuol dire anche poter ridurre il premio di quanto devono risarcire loro. Va bene, io direi che ho finito, ci sono una serie di siti che vi lascio dove potete recuperare questa presentazione, l'avrete tramite Nexi, però su questi siti potete avere molte informazioni sia sul fit test, sia anche sulla, abbiamo anche un sito di Academy che permette di fare dei training online su in maniera più specifica sui DPI, e poi c'è una parte un po' più social che è la communitysicurezza.it, che è un luogo in cui è una piazza virtuale in cui i responsabili della sicurezza dialogano tra di loro sulla logica Facebook, no? Però dal punto di vista professionale, quindi è stata la prima community professionale in Italia, tra l'altro. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione.